Noi abbiamo voluto fare questo momento come Agrovogene, Cremasca, in raccordo con tutti i 48 comuni, per dare ai candidati consiglieri regionali e ai candidati presidenti, ai quali abbiamo già inviato il documento, alcuni punti di lavoro per i prossimi 5 anni, e che riguardano le infrastrutture, che riguardano la sanità, che riguarda la formazione, che riguarda anche l'energia e l'ambiente, cioè sono questioni molto importanti. Tra queste, quelle infrastrutturali, sicuramente il tema del prolungamento della metropolitana fino a Paolo, il tema del raddoppio della linea ferroviaria Milano-Crema, tenendo presente la grande opportunità della sosta a Treviglio dell'alta velocità, abbiamo il tema di terminare e completare la Paulese e soprattutto il raddoppio del ponte con adeguati finanziamenti. Crema è il territorio, vuole essere la città dell'alta formazione professionalizzante, mantenimento e potenziamento dei percorsi di ITS e anche di FTS, oltre che al mantenimento della laurea triennale in infermieristica.